Pronti a partire? L'anestesia, tutto quello che c'è da sapere per aiutare i vostri bambini a viverla nel modo migliore. La gestione del dolore. Durante tutto il viaggio, il bambino sicuramente non sentirà dolore, ma questo sintomo potrebbe comparire dopo l'intervento, per questo vengono praticate di norma delle specifiche terapie per il dolore post-operatorio. Ciononostante, è necessario prestare attenzione ad un'eventuale sua manifestazione per poter provvedere tempestivamente. I bambini, come gli adulti, percepiscono dolore, ma possono avere difficoltà nell'esprimere la propria sofferenza. Per questo motivo, sono state realizzate delle scale di misurazione del dolore specifiche per l'età pediatrica. Questi strumenti, che differiscono a seconda dell'età del bambino, consentono di misurare il dolore e di assegnargli un punteggio. Questo sarà utile per verificare l'efficacia della terapia e somministrare altre dosi di analgesici. La gestione del dolore è più efficace se si associa alla terapia farmacologica, quella non farmacologica. Questa utilizza, ad esempio, metodi fisici, come accarezzare e cullare il bimbo, o tecniche di distrazione, bolle di sapone, cartoni animati, storytelling.